La Lega ha raddoppiato il consenso rispetto alle ultime amministrative di 5 anni fa. I vertici della Lega riuniti in conferenza stampa hanno analizzato il voto. Con il segretario regionale Luigi D'Eramo, il senatore Alberto Bagnai, l'onorevole Antonio Zennaro, il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, il coordinatore provinciale Tiziano Genovesi. 5 anni fa il Carroccio registrò il 6,7%, oggi c'è il 12,6%. La Lega è riuscita a sorpassare il PD, un dato importante politicamente che sino a qualche anno fa era impensabile. D'Eramo ha voluto ringraziare il sindaco Biondi, i 32 candidati del Carroccio, ma anche gli oppositori Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto, due personalità di peso, così le ha definite. D'Eramo ha anche detto che ci sono ora sfide importanti. Pescara realizzerà la grande Pescara, la Marsica sta procedendo ad un'ipotesi di lavoro con l'Unione dei Comuni della Marsica, quindi l'Aquila dovrà recitare il ruolo di soggetto che attua una politica che va a coinvolgere tutto il territorio. Una pianificazione fatta non l'Aquila sull'Aquila, ma su un territorio vasto. Aver raddoppiato il consenso rispetto a 5 anni fa è la certificazione che l'Aquila ha apprezzato il lavoro che la Lega ha portato avanti all'interno dell'amministrazione Biondi e questo è un risultato che ci onora e ci carica anche di ulteriore responsabilità rispetto ai diversi temi che devono essere ancora lavorati, affrontati e risolti. La Lega in città è il secondo partito e ovviamente ci sono delle aspirazioni mentre si sta componendo la nuova giunta comunale. Rapporti con Fratelli d'Italia, giunta comunale, puntate al vice sindaco? Io credo che un grande partito come la Lega, che dell'equilibrio, della politica, della concretezza, ha fatto uno stile e un metodo di lavoro, debba rimanere concentrata a portare avanti lavoro di programmazione e di visione di quella che dovrà essere la città dei prossimi 20 anni. Quindi noi ci esprimeremo sicuramente all'interno del governo cittadino con donne e uomini che rappresenteranno la Lega, ma gli incasellamenti non sono ragionamenti che ci appassionano, rimaniamo concentrati sugli impegni che abbiamo assunto con la città.